Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Vi hanno fatto credere che una valigetta, una custodia di alluminio con i campioni di roccia che gli astronauti dell'Apollo hanno raccolto sulla Luna, sono stati conservati nel viaggio di ritorno per essere aperti sulla Terra, dove, qui sulla Terra, abbiamo una pressione pari a 14,7 psi, pari a 10 tonnellate per metro quadro, ovvero 760 torr. La valigetta era chiusa ermeticamente per mantenere lo stesso ambiente della Luna, dicono. Per schiacciare l'autocisterna che vedete qui, la pressione dell'aria è stata ridotta da 760 torr a 176 torr, cioè da 14,7 psi fino a 3,4 psi all'interno del serbatoio. L'atmosfera sulla Luna è di 10 alla meno 11 torr, ma arrivata sulla Terra, con una pressione di 760 torr, non si è minimamente deformata. Perché? Mistero della fede. Lasciamo perdere il fatto che le rocce lunari sono false. Vi hanno fatto credere che un oggetto cade dentro il fluido dell'aria e rimane per diversi minuti in posizione orizzontale, quando si sa che qualsiasi oggetto con densità più pesante del fluido che lo contiene si muove verso il basso in modo naturale, assumendo la posizione che oppone meno attrito, esattamente il contrario di come vi mostrano qui. Mistero della fede. Vi hanno fatto credere che riescono a far volare un elicottero su Marte con una pressione che va da circa 7 a 11 millibar, mentre la pressione media a livello del mare sulla Terra è di 1000 millibar. Quando solo sul Monte Everest c'è una pressione di 0,37 atmosfere, ossia un 64% rispetto alla pressione sul mare, e non riescono a volare gli elicotteri. Pressione sul suolo di Marte? 1% contro il 64% del Monte Everest. Mistero della fede. Vi fanno credere che il sensore di un radar ad apertura sintetica montato su una piattaforma satellitare che si muove ad una velocità di circa 7000 metri al secondo, ad un'altezza che varia fra i 700 e gli 800 km dal livello del mare e che ha una portata da quell'altezza che va da 10 km a un centinaio di chilometri, si riesce a ricevere informazioni dalle profondità del terreno che vanno oltre le centinaia di metri. Si tratta di una speciale tecnica radar che consente di ottenere immagini ad alta risoluzione da grande distanza, per esempio dallo spazio. Ripeto, si ottengono immagini, ma si tratta di immagini ricostruite perché sono state processate misurando le distanze a terra dove vengono usate le microonde. Il processo di acquisizione funziona attraverso il posizionamento adeguato dell'antenna che, essendo un processo di emissione laterale, oscilla da 20 a 40 gradi rispetto al nadir. La radiazione elettromagnetica di un radar ad apertura sintetica è pulsante, ovvero emette energia sotto forma di impulsi. L'impulso è un'onda elettromagnetica a ripetizione di frequenza molto breve che oscilla da 1000 a 4000 Hz. Siete sicuri che questa onda elettromagnetica che arriva al massimo a 4000 Hz sia in grado di andare anche solo qualche metro nel sottosuolo, mentre questo georadar invia impulsi elettromagnetici ad alta frequenza compresa tra i 10 e i 2000 MHz, vale a dire rispetto a 4000 Hz, e arriva solo a modeste profondità? Mistero della fede. Fate le vostre ricerche e smettete di credere ai guru di turno che sono ogni giorno di più promossi dal sistema marcio che è allo sfascio.